Ok, Lucia Bramati, Lucia, anche per te, primo mondiale, esperienza penso fantastica, il tuo sorriso dice tutto. Sì, è stata una gara davvero bellissima, sono felicissima di aver partecipato. Purtroppo partendo da così indietro è stata una gara all'inizio tutta in recupero perché ho fatto il primo giro a tutta cercando di guadagnare più posizioni. Mi aggiravo intorno alla decima posizione, poi ho pagato lo sforzo e il percorso comunque diciamo che non era adatto alle mie caratteristiche, c'era molto da spingere. Però alla fine primo mondiale sono contentissima così. Infatti a te faccio una domanda, partire da dietro secondo te in un percorso del genere può essere penalizzante? A me è stato un po', cioè mi ha penalizzato un pochino perché comunque avevo davanti più o meno 40 ragazze, il percorso era abbastanza veloce quindi si poteva passare, però è un mondiale, sono tutte agguerrite, tutte cattive, quindi anche passare, ci sono state spinte, fa parte anche questo del gioco. Il tratto più tecnico ci confermi che è quello poi un po' del panettone, perché abbiamo visto lì distacchi già dai primi giri. Sì, sì, quello lì era uno dei tratti appunto più tecnici e poi il resto era solo spingere, però è stato divertente. Com'è correre col tifo non solo dell'Italia ma anche un po' di persone di tutto il mondo, perché insomma vi tifano tutti? È emozionante comunque, sono venuti molti italiani a vedere, però ci sono stati anche tanti altri tifosi di altre nazioni che ci hanno fatto sentire un po' come a casa. Grazie e a te, alle prossime allora. Grazie mille.